Cercate di distinguere sempre la differenza tra propaganda e le azioni concrete. Ricordatevi le cose orrende che ha fatto il governo italiano nei confronti del popolo. Cercate di comprendere ciò che hanno fatto i vari leader delle varie piazze d'Italia nel loro dividere le piazze. E ricordatevi sempre il vecchio detto dividi e impera. Ricordatevi sempre che l'unico partito politico che ha fatto delle azioni concrete sono stati i Gilet Arancioni, con a capo il generale Antonio Pappalardo. Ricordatevi sempre che i Gilet Arancioni sono stati gli unici a denunciare per iscritto e a tentare l'arresto del Presidente della Repubblica e dell'intero arco costituzionale per golpe, per usurpazione di potere politico. Non dimenticate mai l'appello che è stato mosso dal generale Pappalardo nel riunificare le piazze d'Italia. Non dimenticate mai che i vari leader delle varie piazze hanno sempre diviso le piazze e non hanno mai accettato di unirle tutte per andare a Monte Citorio, per liberare lo Stato da uno Stato usurpatore e totalitario. Quindi, il 25 di settembre, distinguete gli uomini che hanno fatto di tutto per dividere, per il semplice fine di assicurarsi una parte di elettorato, che quella parte di elettorato li porterà a una sedia in Parlamento e che gli darà la possibilità di fare i propri interessi. Chi vuole fare gli interessi della collettività fa azioni concrete e il generale Antonio Pappalardo ha fatto delle azioni concrete. Quindi il 25 settembre vota Gilet Arancione.